Inaugurata lo scorso venerdì presso Palazzo Collio di San Severino Marche, Mose, mostra operativa di stampa ed editoria, un viaggio sensoriale nel mondo di Gutenberg per sperimentare le antiche tecniche di stampa reso possibile dalla collaborazione tra Accademia di Belle Arti di Macerata, dal Comune di San Severino, la Fondazione Carima e Confartigianato. Abbiamo messo su un percorso di mostra che attraverso gli oggetti spieghi anche tutta la storia della stampa e che utilizzi un nuovo modo di comunicazione teatrale che è il teatro nel museo. Col teatro nel museo, che è molto usato nei paesi anglosassoni, siamo riusciti a comunicare quelli che sono 5 secoli di storia. Con l'aiuto anche del professor Stefano Lucinato e quindi con quello che è il digital storytelling, meschiando racconto teatrale con le immagini multimediali. La mostra si avvale dell'imprescindibile contributo di materiali, stampe e macchinari provenienti dalla tipolitografia Bella Barba, azienda di San Severino nata nel 1883 ed inclusa nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche. È il destino di tante attrezzature artigiane, sono mezzi per produrre arte, per produrre prodotti di grande qualità ed essi stessi diventano pezzi artistici che poi vengono messi a disposizione di tutti perché rappresentano la storia non solo di quella singola azienda ma rappresentano la storia di un settore produttivo e quello che abbiamo visto oggi con la tipografia, con i pezzi e le attrezzature che sono state donate al comune dalla famiglia Bella Barba. Per noi è un sogno che si realizza perché c'è tutta la storia delle 3 generazioni di tipografi della mia famiglia, c'è la storia di mio bisnonno, di mio nonno e c'è la storia e la vita di mio padre. Per noi questa mostra rappresenta il coronamento di un sogno.